ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Assassin's Creed Odyssey. Non so se siamo più o meno in dirittura di arrivo, ma la cosa importante è che dalla voce già sentite che siamo in imbarcazione. Mi sto avvicinando a Pillo perché dovremmo praticamente incontrare Brasida per una battaglia, perché in pratica gli spartani sono un po' in difficoltà e naturalmente hanno chiamato noi che siamo puttendi. Naturalmente, come se tu avete come se non avete un po' un bel commento, un bel mi piace, ci avviciniamo alla battaglia che è meglio. Chi è quel? Ah, ok, uno stemma, pensavo di aver visto niente. Dov'è Brasida? Che cosa vuoi da lui? Non discutere, portami da lui. Se riguarda Sparta, riguarda me. Se fossi così preoccupato, ti prepareresti per la battaglia con i tuoi fratelli. Ora andiamo. Fermo! Ho l'ordine di stare in guardia e di attendere i rinforzi. Dovevano arrivare 2 sere fa. Puoi smettere di aspettare. Eccomi qua. Tu? Gli ateniesi ci hanno messo alle strette. Non sarai più così arrogante quando li vedrai. Se mi unirò a voi, presto vedranno il traghettatore. Ah, ti do il benvenuto. Spero che la tua spada sia più affilata della tua lingua. Vieni, ti porto da Brasida. Com'è simpatico questo ragazzo. Ah, già combattiamo così. Non mi sono manco riscaldato, eh. E poi non si vede la mazza, non si vede. Ok. Iniziamo a fare i fullbacchi. Allora, dobbiamo stare attenti perché devo capire. Devo capire chi sono quelli là che ci possono dare una rinforzi. Ok, il primo l'ho già individuato e l'abbiamo già fatto fuori, ragazzi. Allora, dobbiamo essere un pochettino più bravi però, ragazzi, eh. Vai, perché li vedo un po' in difficoltà. Attenzione. Allora, a me non risulta che si diano veramente. Attenzione. Dai. Oh, attenzione. Allora, mi avete rotto le scatole. Ops. Questo scontro è tra te e me. Ed è uno scontro che tu non potrai mai vincere. Se Brasida muore, il suo sangue insozzerà le tue mani. Insozzerà. Il suo, il tuo e quello di tutti i tuoi amici. Sei pazzo. Possiamo ancora fermare la... Basta! Noi non ci fermeremo. Io non... Porca di... Attenzione che la vedo un po' potente, ragazzi. Ok. Dai, attaccalo. Ai. Attenzione. Dammi una freccia. Come andiamo con il fuoco? Come ti fa? Aia. Ok, non ce l'ho fatta, dai. Ce l'abbiamo anche noi sta mossa, eh. Mi do un po' in difficoltà, eh. Che cavolo sta facendo? Ah, si sta... No, pensavo. Aiaia. Ok. È veloce. Vai. No, oh, me la para sta cosa, mannaggia. Mi para la... È già la seconda volta che provo a colpirla in quel modo, ma riesce sempre a fregarmi. Anche questa mi para. Che cavolo c'ha? Allora. Ok.
Ok. Adesso è praticamente imparabile, ragazzi. Così la riesco a beccare a me. Manca così la riesco a beccare. Cioè manca così la riesco a beccare. Manca il fuoco, gli fa niente a questa. Ok, almeno questa sono riuscito a fare. Attenzione. Se andiamo avanti così, uno di noi morirà. E non è questo il punto. Ho trovato nostra madre. Finalmente riuniti. Soltanto per separarci di nuovo. E mo? Ma questa sta proprio incazzata con noi. Cioè, ce l'ha proprio alla morte, bro. Ciaccia. E il fato ho voluto, hai visto? Hai fatto la scelta, resisti. Vabbè, vai. Proviamo a salvarla. Cioè, siamo morti pure noi sotto all'albero. Non ci abbiamo una bella cera, come sono magro. Non c'ho l'armatura. Che ti è saltato in mente l'ultima volta? Non lo so, cercare di salvarti? Non è stato così. Ti avevo detto di stare alla larga da me. Eppure eccoti qui. Quindi? Cosa? Sarò prigioniero finché non verrò ucciso? L'idea è quella. O potrei venire lì e finirti in qualsiasi momento. Ma prima, dimmi quello che sai. Credevo che la tua setta ti avesse detto tutto. Sembri stare dalla loro parte, ma loro non stanno dalla tua. Credi che io sia una semplice pedina? Allora dimostramelo. Dimmi perché sto dalla parte sbagliata. Convincimi, ti sfido. Che cosa vuoi sapere? Tutto quello che dici essere il vero. Ma dopo ti ucciderò. Perché quella notte fui abbandonata sulla montagna? No, veramente non è che ti abbandonammo. Abbandonata? È questo che pensi? Non esiste altro termine per descrivere ciò che mi avete fatto. Mi avete lasciata morire. Abbiamo cercato di salvarti. Hanno decretato la mia sorte e voi l'avete accettata. Nostro padre ha scelto la spalla. Okay. Nostra madre tornò da te. Che cosa intendi dire? Venne giù dalla montagna per te. Voleva trovarti. E che cosa trovò? La setta questa di mia e nostre famiglie. Lei ha scoperto la verità. La setta avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di averti. Hanno fatto quello che lei non fece mai. Allevarmi. La setta ti strappò a noi. Se non fosse per loro, tutto questo non sarebbe successo. E io avrei perso la vita in battaglia, come ogni altro soldato spartano. La setta vide grandezza in me. Ti stanno usando. Non saresti qui se sapessi con certezza che ti hanno detto la verità. La verità è che se volessero un semplice soldato ne avrebbero migliaia tra cui scegliere. Ma vogliono me, e me soltanto. Allora, svegliati, Cassandra. Quando cadrai, troveranno qualcun altro. Qualcuno di più controllabile. Perché credi che vogliano anche me? Credi che ti vogliano? Se la setta ti avesse voluto, ti avrebbe salvato. Se Mirine ti volesse, sarebbe qui. Accettalo. Non ti vuole nessuno. Un giorno capirai che il loro futuro non prevede persone come noi. Significherà che non esiste alcun luogo per me. Deimos, ti stavamo cercando. Cleone. E sei qui, nelle fogne. Ho sentito delle grida. Non è niente. Vai! Ora! Questa non è una tua responsabilità. Io non sono una tua pedina. E tu non sei il mio padrone. Certo, campione.
Una mancanza di tatto che non si ripeterà. Ah, come si vede non è che c'è tanto rispetto, eh. Ammazza che gonnellino che c'hai. Ricorda che è colpa tua se sei lì dentro. A me lo so. Non sembra proprio. Devi capire che tutto questo è per Atene, Alexios. Pericle avrebbe impoverito l'intera città. I cittadini vivevano nello squallore. Per questo l'hai fatto uccidere. Per trovare il tuo orlo perfetto, bisogna rompere qualche uovo. Non era la persona giusta per noi. Uccidere i tuoi avversari dimostra che genere di guida tu sia. Oh, ma questo è solo l'inizio. Se solo tu potessi assistere al mio piano. Vieni nella cella. Sei qui per uccidermi, no? Vediamo che succede. Per mia fortuna ho altri incendi da estinguere. Ho sentito parlare di rivolte. Di già, non c'è voluto molto. Ma ho un piano. Non potranno rivoltarsi da morti. Non vedo come tu possa affrontare dei ribelli se rifiuti di combattere con una sola persona. L'atto stesso è fuori dal mio controllo. La votazione è avvenuta. Abbiamo vinto le Olimpiadi, è bello, eh? Quindi li distruggiamo. Il popolo mi ha dato la sua benedizione. Io uso il loro potere. Questa non è democrazia. Il popolo ha scelto il suo destino, Alexios. Ha scelto me. Sei un bastardo, Cleone. Non agisco da solo. Il popolo di Atene ha parlato senza che io alzassi un dito. È così che si affrontano le ribellioni. Non sanno in cosa si stanno cacciando. Mi hai aiutato ad Atene, persino volontariamente, se solo tu fossi più simile a tua sorella. Peccato. La setta ha vinto, Alexios. Ora devo occuparmi della nave diretta a Mitilene. I suoi passeggeri avranno un brusco risveglio. Ragazzi, ma perché vi volete far male? Ma io non lo so, guarda qua, dato un cazzotto, cioè con un cazzotto devo beccare tutti e due, guarda. Ok, ora facciamo fuori un attimo questo. Eccoti qua. Addio. Tac, tac, tac. Mamma mia. Allora, datemi la mia armatura che mi cazzo come una bestia, eh. Per la potenza di tutti gli dei! Sì, col Socrate, ma va... Che tempismo! Interessante. Forse la morte potrebbe essere la migliore benedizione dopo tutto. Ragazzi, voglio la mia armatura, eh! Ho spada, tutto. Beh, ci avete provato. È il pensiero che conta. Grazie agli dei sei vivo, Alexios. Se queste guardie non sono le ultime, ne arriveranno altre. Dobbiamo andarcene in fretta. Aspetta, dobbiamo parlare di Cleone. Socrate ha tenuto d'occhio quel bastardo. Conosciamo le sue intenzioni. Presto, la sua attrezzatura, Barnaba. La mia attrezzatura? Vieni, Barnaba. Ok. Alexios. Vediamoci a casa di Pericle. Lì parleremo di quello che sappiamo. Il Partenone è costruito su decine di cadaveri. Questo è 40, eh. Prosegui la tua lista. Ah, beh, ancora non l'abbiamo recuperato per poterlo. Abbiamo soltanto smascherato. Ok, quindi andiamo a parlare con Socrate alla resistenza di Pericle. Porca miseria, ragazzi. Dobbiamo parlare con Socrate. Ci sarà da molto da parlare, secondo me. Ce l'hai fatta? Certo che sì. Barnaba stava per venire di nuovo a cercarti. Come ha detto, è il pensiero che conta, giusto? A quanto pare. Vieni, ti stanno aspettando. Si mangia? No. Temevamo che non ce l'avresti fatta. Anche ora. Specialmente ora che le guardie ateniesi ti cercano. Cleone dovrà fare di meglio per fermarmi. Che cos'è questo? Abbiamo un piano per sconfiggere Cleone. Oh, io non lo chiamerei piano. Un sacco di parole e poca
Azione. No! Quindi vabbè, volete sconfiggere Cleone? Parlatemi del piano. Non sarà semplice. La sua morte interromperà la pace e per Atene sarà anche peggio. Ha ragione. Dobbiamo prima screditarlo. A quanto pare, Aristofane intende farlo con un'opera. Un'opera? È molto più di una semplice opera. E cioè? Oh, non ti scaldare tanto. Non capisco perché non possiamo amarci tutti quanti. Sarebbe molto più divertente così. Vabbè, non perdiamo tempo, vai. Cleone sta inviando una nave a Mitilene per uccidere chi si trova lì. Il popolo si fida di Cleone. Accetteranno qualsiasi sua proposta. Ma questo non significa che staremo a guardare. Sconfiggere Cleone non sarà facile. Ma con il tuo aiuto sarà possibile. Ragazzi, non avete paura, state tranquilli. Vabbè, questa è stata facile, missione resistenza. Abbiamo anche uno qua vicino che ci romperà le scatole. Ok. Dobbiamo parlare sia con Socrate, porca paletta, e sia con Aristofane, che stanno praticamente qua vicino a noi. Allora, parliamo con Socrate e vediamo. Cleone andava fermato. Solo gli idioti guardano al passato in momenti come questo, e tu non lo sei. Ora lavoriamo insieme per salvare Mitilene. Quindi questo sarebbe una sorta di piano? Fin da quando ho sentito Cleone parlare di Mitilene, sapevo che qualcosa non andava e ho cercato di scoprire di più. Quindi? Il tuo piano sembra promettente. Uno dei miei studenti si è finto una guardia dell'Acropoli. A quanto pare Cleone nasconde qualcosa e ha incontrato delle persone in segreto. Una mossa audace. Sono tempi bui. Se nell'Acropoli si nasconde qualcosa di utile, io la troverò. Credo che lì troverai la prova dei suoi misfatti. Ok, dove quindi là dobbiamo trovare le prove. Nella parte occidentale del santuario dell'Acropoli. All'Acropoli troverò qualcosa che Cleone non potrà negare. Bene, presto parlerò al popolo sull'Apnice. Se trovi qualcosa di utile, raggiungimi lì. Farò in fretta. Ok, quindi pare che dobbiamo trovare le prove schiaccianti. Vabbè, e questa sarebbe la nuova missione, che sarebbe svelare la verità. A questo punto parlerei poi anche con... Sarà un disastro! Aristofane. Un disastro, ti dico! Calmati, di cosa stai parlando? Il mio capolavoro cambierà tutto, divertirà, stupirà, sullutticherà e aprirà gli occhi del popolo alle macchinazioni di Cleone. Ma ho bisogno di te. Non sono un attore né un poeta, Aristofane. Per gli dèi, no. È per Tespi. Il mio attore principale è scomparso. Un'opera senza protagonista è inutile. Vabbè. Quindi dove posso trovarlo? Dobbiamo trovare l'attore. Di solito Tespi non si allontana da casa sua. Inizia a cercarlo lì. Non ci troveremo vorrà. Tespi. Prepara lo spettacolo, torno appena lo trovo. Ok, quindi in pratica dobbiamo trovare l'attore e dobbiamo anche trovare le prove per smascherare. Dove sta la missione? Aspettate, dobbiamo trovare le prove per smascherare Cleone. Allora io andrei prima qui. Qua penso che ci sia qualche cosa, vero? Sembra che qualcuno abbia scavato. Ok, qua c'è bisogno di una chiave. Mai capitata sta cosa, eh? Proviamo a entrare qua dentro. Oh, interagisci. Tracce di fango verranno dal giardino. Ok. Questa pala è stata usata recentemente. Questo lo possiamo aprire almeno? Ok. Qua c'è un'altra cosa e poi ci becchiamo. Grande. Ok, qua c'è un'altra cosa, attenzione qua, eh. Eccolo qua. Quindi per trovare la chiave devo trovare il comandante Faello. Ok, dobbiamo trovare il comandante Faello, dobbiamo ammazzare un attimo. Ho capito bene, questo è Faello, Faello, ok. Infastidisci, ok, penso che sia anche abbastanza solo. Ciao, ci ha visto già, vabbè. Dai, non ci ha visto. Porca miseria, ragazzi, lo vedo abbastanza forte.
Perfetto. Abbiamo la chiave, ragazzi. Abbiamo la chiave. Purtroppo ci abbiamo questo con la testa addosso che dobbiamo un attimo far fuori. Allora, abbiamo la chiave. E prima non c'era nessuno, quindi neanche adesso ci dovrebbe essere nessuno. Vediamo se funziona. Socrate, funzionato. È proprio quello che ci serve. Bastone del serpente. Ok. Per cui le prove ce le abbiamo. Possiamo incontrare Socrate. Ah, stai qua. Ciao Socrate. Bene, sei qui. Il popolo attende il mio discorso. Dovresti riuscire a usare questo a tuo vantaggio. È quello che ho scoperto su Cleone. Mitilene è solo il primo dei luoghi che intende spazzare via. Con l'influenza che ha sulla polis, otterrà tutti i consensi che vorrà. E andiamo. Allora tocca a noi far cambiare idea al popolo. Ti unirai a me? Ma anche... sì. Parlare in pubblico non fa per me. Come posso aiutarti? Sei tu l'oratore, non io. È proprio per questo che sarai utile. Voglio che ti comporti come i sostenitori di Cleone. Non sarà facile, ma farò il possibile. Cioè, che facciamo? Ma Socrate, Cleone è un uomo del popolo. Dimmi, se ferisci qualcuno con una commedia, spada, non sei forse responsabile? Lo sono. E se ingaggi qualcun altro per ferire una persona, sei ancora responsabile dell'azione? Sì, sarai sempre responsabile. Sei ragionevole e quel che dici è giusto. Se una persona viene danneggiata in qualsiasi maniera e noi siamo parte della causa del suo danno, siamo responsabili. Abbiamo stabilito che possiamo fare del male a qualcuno anche indirettamente. Sì, giusto. Allora, lascia che ti faccia un'altra domanda. Di chi dovremmo fidarci? Della maggioranza o di chi ha più esperienza? Ma adesso con la massa, chi ha più esperienza è meglio. Io seguo chi ha più esperienza. Di certo ne sa più di me. Allora la tua decisione si basa solo su ciò che dice qualcun altro. È tutto quello che posso fare. E se ti mentisse? I bugiardi non meritano la mia fiducia. Giustamente. Se una persona ti mente una volta, chi può garantirti che non lo farà di nuovo? Sì, hai ragione. Allora concordi con me che chi mente non è degno di essere seguito. Ma certo. Ma certo. Oh, ateniesi, non concordate anche voi che si possa... Ma secondo voi ci stavo veramente sentendo? Ma quando mai? Anche indirettamente? Sì! Sì! E seguireste qualcuno se scopriste che vi ha mentito per il proprio tornaconto? No! Certo che no! Allora, in questo caso, vi prego e imploro di ascoltare bene le mie parole. La persona che seguite vi ha mentito per il proprio tornaconto. Cleone vi ha mentito per ottenere i voti necessari ad attaccare Mitilene e abbiamo la prova che lo rifarà. Se la sua nave arriverà a destinazione, la gente di Mitilene non avrà scampo. Ora che conoscete la verità, potete revocare la vostra decisione. È necessaria un'altra votazione. La vita di quelle persone è anche nelle vostre mani. La nave deve essere fermata. Non li vedo molto convinti, Bellissimo cosa davanti, Forse poteva andare meglio. Molto meglio. Penso che il popolo non possa negare le prove che abbiamo presentato. Speriamo. Abbiamo fatto molto di più. Abbiamo presentato delle prove e un'argomentazione chiara a supporto di una causa che non solo danneggerà Cleone, ma forse salverà innumerevoli vite. Ma è stato sufficiente? La notizia della condotta disonorevole di Cleone si diffonderà in tutta Atene. I cittadini amano la città e quello che rappresenta. Nessuno vuole la sua rovina. Ma nuove incisioni. Punti abilità compiute. Non so se sono tanto convinti. Arriveremo al 39? Yes! Ok. Questo mi fa molto piacere, anche perché ho visto che il 39° livello dovrebbe essere molto più rapido.
Vediamo un attimo che cosa possiamo migliorare. Beh, penso che migliorerò sicuramente questo del veleno, perché mi porta tanto beneficio. Ok, a questo punto raggiungerei anche la casa di Tespi per riuscire a trovare sto cavolo di attore, se non ricordo male. Beh, per essere un bravo attore vive veramente in una casa bruttina però, eh. Ah, sta... è lui? Uè. Tu non sembri un attore, a meno che tu non stia interpretando una guardia ateniese. Io... Zitto, ti farò delle domande e tu risponderai. Ma il comandante Rexenore? Come ti chiami? Bulice. Bene, Bulice. Se te ne andrai da qui vivo oppure no, dipende da te, capito? Sì. Ti conviene dirmi tutto quanto? So solo che volevano tenere occupato l'attore. Lo vedrai con i tuoi occhi. È alla taverna. Sicuro che sia tutto? Seguo solo gli ordini del comandante. Non faccio domande. Bravo. Seguimi. No, non mi piace. E considerati fortunato. Grazie. Prego. Ok, quindi andiamo alla taverna. Già vedo dei... Questa è tua moglie. Già vedo dei tipi grossi. Ho bevuto abbastanza. E che cosa te ne importa, Mistios? Sì, Andrea, come me. Oh, ma guarda. Ti conviene andartene. Sono qui per conto del suo capo, Aristofane. Beh, non sta lavorando ora. Sì, non sto lavorando. Però mi piace. Aristofane è simpatico, ma ha certe idee. Gliel'ho detto che è pericoloso. Sì, lo è. Mi serve sobrio e riposato. Non credo che tu comprenda la situazione. Il comandante Rexenore ha detto che Tespi deve restare qui. Io dico che resto. Non voglio problemi. Allora, fuori. Se non volete andarvene con la testa infilata su per il culo, vedete di sparire. Ci rivedremo, Mistios. Al comandante non piace scherzare. Ah, se sono andati. Ah, io pensavo che avremmo combattuto. Non mi sento molto bene. Ah, dobbiamo pure trasportare adesso la paletta. Vabbè, andiamo, eh. Secondo voi adesso non incontreremo qualcuno? Ma penso proprio di sì, appena arriveremo a destinazione. Perché mi è sembrato diceva, molto strano che se ne siano andati. Ma chi diceva? Questo sta super ubriaco. Forte, Caterina. Caterina. Non mi chiamo Caterina, mi chiamo Alexios. Vabbè, dai, non fa niente. Lo poggio qua. I miei dicevano che sarei stato un attore o un ubriacone, eh? E io sono tutti dai, e due. L'abbiamo appoggiato delicatamente. Grazie, ma ora fermati. Perché io conosco il vero amore. Mi serve solo che tu vada in scena domani. Certo, e a me serve la mia musa. Il mio amore. Non voglio, non posso recitare senza di lei. Devi riprenderti. L'evento è importante. Anche Caterina. Mi serve la mia musa. Ma pure a Caterina dobbiamo trovare. Ma troverai a ovest, alla casa di Afrodite. Se ti servirà a farti andare in scena, troverò la tua musa. Ops. Ah, ok. Ok. Ragazzi, ma perché vi dovete fare male? Ma io non lo capisco sta cosa. Ora ci divertiamo. Rovinare. Ma veramente? Quel tuo bel faccino. Non c'è bisogno di essere invidiosi. Solo perché tua madre era una capra. Tale madre, ecco. Tale figlio. Devi morire. Allora, iniziamo. Ecco qua. Io ve l'ho detto, ragazzi. Voi siete ostinati. Allora, o vi allenate o c'è poco da fare. Avanti. Si lancia le frecce. Ok. Signora, perché non se ne va? Forza. Ecco. Brava. 41.
Ok, vita d'attore, l'abbiamo completato. Dobbiamo quindi trovare la giusta ispirazione e dobbiamo trovare... Signora, non le voglio far male, però se ne deve andare. Allora, vediamo di trovare Caterina. Musa. Vediamo se è buona almeno. Scusami alla spinta, Non sei il mio tipo. Troppi muscoli. Ma se hai le dracme, possiamo trovare un accordo. Ah, ho capito. Tespi ha detto che ti avrei trovato qui. Ah, il mio caro Tespi. Un artista in molti ambiti. Ma torniamo a noi. Quanto amore. Vabbè. Credevo che tu fossi il grande amore di Tespi. Quello è amore. Questi sono affari. Cosa ti piace fare? No, Tespi vuole che tu lo raggiunga. Vuole che lo aiuti per lo spettacolo. A noi piace al CB. Tespi adora andare in scena. Ma stavolta lo farà senza il mio aiuto. Ma tu sei la sua musa? Il comandante Rexenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo. Altrimenti ne andrà della mia vita. Non temere, mi occuperò del comandante Rexenore. Non capisci che razza di bastardo sia. Non è un semplice soldato ateniese. Che intendi? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Dovrai ucciderlo. Non c'è altro modo. Se lo faccio, aiuterai Tespi? Sarà un vero piacere. Ma ha cambiato faccia. Vabbè, ammazziamo pure questo, dai. Mi occuperò di lui. Portami la sua piccola spada come prova. Tornerò presto. Nessuno può dirsi felice prima della... Perfetto, fa parte allora anche della setta. Non c'è felicità, solo fortuna. Ok, Rexonore, sei già sottoterra. Ok. Vabbè. Come non detto. Come al solito volevamo agire in maniera silenziosa. Ammazza, maniera silenziosa. Meno male. Ok. Allora, se mi dai, ecco qua, vai. Si però non vale, però se mi rompete le scatole pure con quelli della... con i vari mercenari, no, pure il mercenario è arrivato. Vabbè. Come potete vedere abbiamo tante visite, pure quello che lancia le frecce ci abbiamo. Allora, visto che ti piace il fuoco, ok, grazie. Perfetto, questo l'abbiamo ammazzato, dai. Attenzione che voglio uscire. Ok. Se riesco a far salire questo cavolo di coso. Ok, e andiamo. E mo ti voglio, vedi? Voglio vedere senza mercenario che fai. Dai. Vediamo se la facciamo ad ammazzarlo. Ok. E siamo a posto. Un altro in meno della setta. Ok. Vediamo un po' se sarà soddisfatta. È una prova sufficiente?
Non è la spada che avevo in mente, ma basta che sia morto. Ho fatto la mia parte. Vai, e assicurati che Tespi sia a teatro in tempo per lo spettacolo. Sei troppo teso. Vieni a stenderti. Abbiamo tempo per divertirci un po'. O pensi sempre solo al lavoro? Solo al lavoro e al cipiede. Posso concedere un po' di tempo libero? Dai, un po' di tempo libero ce la concediamo. Allora scorre del sangue in queste vene. E come? Ma che mi dici di Tespi? Tespi è un attore. Metà delle ragazze qui sono state la sua musa, prima o dopo. Oh, poverino. Porca paletta. Tanto non vedete niente, ragazzi, state tranquilli. Tranquilli. Beh. Ora, dobbiamo occuparci dell'opera di Tespi e Aristofane. Quest'opera è importante per te. Speriamo che possa cambiare le cose. In meglio. Nei tuoi occhi vedo qualcos'altro. Ma ognuno ha il diritto di avere i propri segreti. Brava. Ti basti sapere che intendo fermare uomini come il comandante Rexenore e Cleone. Ok, facciamo rapporto ad Aristofane, vai. Ok, vediamo se Aristofane sarà contento di quello che abbiamo fatto. Vai. Ti prego, dimmi che hai notizie di Tespi. Yes. Sta bene. E domani sarà pronto per andare in scena. Oh, grazie agli dèi. Conosco gli attori. La vita ateniese è troppo complicata. È vero. Preferirei lavorare nei campi che nel teatro. Hai ragione, non è per tutti, ma è una vita meravigliosa. Tieni, per il disturbo. Grazie. Il popolo Quanti? Sarà anche il cuore di Atene, ma la mia opera sarà la sua voce. Ok, sembra contento, ma dobbiamo ancora vedere quanto ci hanno dato, eh. E ai nostri figli, se Cleone dovesse morire. E sapete anche quanto l'idiota sia poco istruito. Che impudenza! E pensare che avrei voluto proporre di far erigere una statua in città per ognuno di voi, per celebrare il vostro coraggio! Visto? Ci tratta come vecchi rimbambiti e striscia i nostri piedi per raggirarci. Ma l'astuzia dalla quale trae il suo potere questa volta si ritorcerà contro di lui. No! Ahimè! I cospiratori mi stanno uccidendo! Sembra un salame. Ok, quindi ha funzionato praticamente, siamo andati alla grande. 500 e qualcosa ho letto, se non ricordo male, se non ho visto male, però più o meno dovrebbe essere questo. Ok, quindi l'ultima missione, la nuova missione che si è attivata è i cavalieri, da quello che ho visto, sì, perfetto. Ora che l'opera è andata in scena, la gente aveva scoperto i panni di Cleone per Mitilene, Alexis torna alla Socrate per organizzare il passo successivo. Ok, quindi dobbiamo tornare da Socrate again per risolvere la questione. Naturalmente questo è il video, come se avete un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.